Polo Museale della Calabria è composto da 16 siti in prevalenza a carattere archeologico. La caratteristica, secondo me, principale di questi luoghi è la forte connotazione naturalistica, anche se vogliamo un po' selvaggio in certi casi, come per esempio nel caso di Capocolonna. La natura è prevalente anche nei siti di carattere architettonico, come la Cattolica di Stilo, che si trova immersa in un paesaggio roccioso, per non parlare delle Castella, naturalmente, una fortezza adagiata sul mare. La Galleria Nazionale di Cosenza raccoglie opere di importanti artisti del Meridione d'Italia e soprattutto di Mattia Preti, che è, credo, l'artista calabrese più conosciuto nel mondo. Sono Angela Cordon e ho l'onore di invitarvi a visitare il Polo Museale della Calabria, uno dei poli museali più ricchi, più vasti, più eterogenei d'Italia. Vi invito a compiere questo viaggio, visto che la vita è un viaggio, non potete non passare dalla Calabria.